Eccoci, bentornati a Ti leggo un libro. Andiamo avanti con la lettura degli Sdraiati di Michele Serra. Vi ricordo un attimino dove eravamo arrivati, siamo precisamente al quinto capitolo, in cui veniva raccontato l'incontro tra il padre e l'amica del figlio, Pia. Pia, che poi in questo caso raffigura tutta la categoria, insomma, degli adolescenti. E vediamo quindi, insomma, come va avanti il romanzo di Michele Serra. Quando ti vedo così pallido, penso che ti farebbe molto bene venire con me al Colle della Nasca. So che non ti piace camminare, ma guarda che è solo un pregiudizio. Camminare è una guarigione, un'esperienza di salvezza, mi devi credere. Al colloquio con i professori, la madre che mi precede è una signora alta e pallida, che parla fitto fitto e a voce abbastanza forte. Va avanti da 20 minuti buoni e si sta lamentando che il figlio non riesce a concentrarsi nello studio. E non è che lo faccia apposta a non concentrarsi, anzi, lui glielo dice proprio: "Mamma, non riesco a concentrarmi". E questo vuol dire che ha individuato perfettamente il problema, che non riesce a concentrarsi, e la madre lo ha capito che davvero non è per cattiva volontà, perché se fosse per cattiva volontà non gli importerebbe niente di non riuscire a concentrarsi, anzi, non lo direbbe nemmeno. E invece si lamenta continuamente di questa cosa, che non riesce a concentrarsi. Per lui non riuscire a concentrarsi è veramente un cruccio. In effetti, lo sa benissimo anche lui che se avesse impiegato a concentrarsi sui libri tutto il tempo che impiega a cercare inutilmente di concentrarsi o a spiegare alla madre che proprio non gli riesce di concentrarsi, il problema sarebbe già risolto. D'altra parte, lei, la madre, non sa come aiutarlo. Quando è al lavoro, ovviamente non è in casa e quando è in casa ha tanto da lavorare in casa. Non ha il tempo di aiutare il figlio a concentrarsi nello studio e anche se lo avesse, non saprebbe da che parte cominciare. Magari esistono delle tecniche per concentrarsi, ma ha dimenticato di chiederlo al professore che lo ha visitato per la dislessia. Il figlio non è dislessico, ma a volte nei test la dislessia si sa, sfugge e sarebbe meglio rifare la visita ogni anno, perché è incredibile come progredisce velocemente la diagnostica. Oggi si scoprono forme di dislessia che ieri neanche si potevano immaginare. È un po' come per le intolleranze alimentari, che non si ha idea di quante persone ne sono afflitte e neanche lo sospettano. Per esempio, il figlio di una sua amica è stato certificato dislessico dopo anni che nessuno ci credeva che era dislessico, a parte sua madre, ma si sa. Le madri hanno uno sguardo speciale e la dottoressa, una dottoressa bravissima, se n'è accorta perché il ragazzo sottolineava i libri con il pennarello nero, facendo una linea così storta che molte parole risultavano cancellate. Poi, tra l'altro, aveva difficoltà a rileggere. Già uno è dislessico, poi gli tocca anche studiare su un libro mezzo cancellato, tra l'altro cancellato con le sue mani e dunque senza nemmeno la possibilità di prendersela con qualcun altro. Si può immaginare il problema, anzi i due problemi che si sommano. Pare che esista un nesso tra l'incapacità di tirare delle righe diritte e la dislessia, anche se non tutte le dislessie, solo alcune. Certo che una volta a scuola facevano un sacco di storie per la brutta calligrafia, le macchie, i quaderni in disordine. E neanche sapevano di tutti gli aspetti psicologici annessi e connessi e di quante patologie dell'apprendimento ci sono al mondo. Sai quante punizioni inutili e stupide si sarebbero evitate? Certo, questi ragazzi andrebbero seguiti di più, ma chi ne ha il tempo? Noi, del resto, quando si andava a scuola, chi ci seguiva? E mentre pronuncia la breve frase, chi ci seguiva? Mi illudo di indovinare nel flusso monocorde della sua voce come un trasalimento, un inceppo prodotto dal dubbio. Effettivamente, cara signora, a noi non ci seguiva nessuno, ma non è che ci siamo impiccati a una trave. Chi più, chi meno, anche i dislessici inconsapevoli, anche i patologici non certificati, anche gli intolleranti al cetriolo o al pane di segale, abbiamo tutti trascinato la carretta fino alla maturità o al diploma. E dunque, per un attimo, spero che la madre, rendendo conto a se stessa del fatto che non ci seguiva nessuno, beati noi, si
sia sfiorata, almeno sfiorata, dal sospetto che l'unico vero problema del figlio è avere una rompicoglioni siffatta che lo segue, lo asfissia, lo giustifica, lo soffoca, gli fa da alibi, lo assolve. E mentre la sua voce, alta di volume ma piatta di tono, vuotamente assertiva, seguita da una sfaltellare di rinfusa considerazioni di natura incongrua, scientifica o logica, ma tutte perfettamente accordate solo alla sua ossessione protettiva, vedo la professoressa impietrita, che annuisce con il viso, ma con la testa per mettersi in salvo, è certamente altrove, ai compiti da correggere, o agli impegni pomeridiani, o alle sue beghe private, qualunque cosa pur di evadere almeno con il pensiero da quel confessionale insano, dove genitori spaventati o spiazzati o ignoranti riciclano la loro impotenza in una ciarla mortifera, che trova un capo e una coda solo nel loro terrore di non essere abbastanza madre o padre, non certo nella vita reale del figlio, che magari in questo momento si starà confezionando una canna con grande destrezza, concentratissimo, nella panda usata di un suo amico ripetente. Ma no, la voce della madre non ce l'ha quel trasalimento salvifico. La nenia verbosa ha subito ripreso il sopravvento e sta trascinando verso nuovi vortici. Non più la dislessia. Ora il padre assente, che è farmacista, ma non lo aiuta in chimica. La povera professoressa inerte, che adesso pare una di quelle automobili che si vedono nei telegiornali travolte dalla piena del fiume e menate dove da sole mai sarebbero andate a ficcarsi. La voce della madre, fin dall'inizio, è di parecchi decibel superiore alla soglia della discrezione. In compenso, il tono è così monocorde che lo si potrebbe trascrivere su un solo rigo del pentagramma. Pagine e pagine di la 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 la, senza pause né a capo. Il fiato che tenta di emergere come un cane che annega. Io, che purtroppo non posso non ascoltare, anche se mi sono tirato indietro di qualche passo fino a incappare nella seconda madre. Il prototipo della depressa sotto farmaci, che per fortuna non dovrò ascoltare, perché quando darà la stura alla sua impotenza, io starò già infilando la chiave nel cruscotto della macchina per fuggire via. Quanto a me, in queste contingenze frequenti, che schiudono porte e finestre su certi abissi dell'indolenza filiale e di sordida complicità materna o paterna, non è che me ne senta al riparo, non è che mi senta migliore. Riconosco nelle mie fughe, nei miei silenzi, la stessa mancanza di autorevolezza, la stessa inconsistenza e il gaglioffo reazionario che abita certi recessi della mia psiche, vedendomi indifeso, prende voce con il solito aneddoto del padre di Giorgio Amendola, che andava una volta all'anno dai professori del figlio solo per dire: "Guardi che mio figlio è un cretino, lo bocci senza pensarci un attimo." E magari Giorgio Amendola era un dislessico antidiagnosi, poverello, o intollerante alle barbabietole. Oppure viene fuori il vecchio racconto che sull'autobus battibecca con un drappello di brufolosi stravaccati e sbotta in quel grande classico del pensiero razionario che è: ci vorrebbe una bella guerra ogni paio di generazioni per raddrizzarvi tutti. Già, la guerra, lavacro del mondo, selezione dei forti e lezione per i deboli. La guerra che bussa a tutte le porte, anzi le sfonda, e fa certi botti che tremano i muri, e fai un salto sulla sedia gridando di spavento, anche se hai le orecchie tappate dalle cuffiette e stai ascoltando in mutande, sdraiato come sempre, le tue musichette. Nelle tue cuffiette, almeno la guerra, almeno quella, riuscirebbe a trovare un varco nella tua vita diovatta. Potrebbe anche andarmi bene, sapete? Soprattutto in certi giorni, soprattutto davanti a certi bivacchi di oligofrenici diciottenni. Sì, l'idea che una bella guerra ogni paio di generazioni, a patto di non saltare proprio questa, troverebbe il modo, lei sì, di cambiare la scena. A patto che insieme ai ragazzi e con le stesse precise opportunità di crepare, partano per il fronte anche i vecchi maiali che le guerre le preparano e le dichiarano. A questo proposito, penso che meriti un'alta valutazione sotto il profilo etico il coraggioso impianto del mio grande romanzo inedito. Ricordate? La grande guerra finale.
quella tra vecchi e giovani, nel quale vedrò di far morire parecchi vecchi in più, in proporzione al loro numero eccedente di giovani. E mentre la madre pazza sta arrivando all'epilogo, sospetta nel figlio, dislessia a parte, anche un paio di irreparabili traumi patiti nella prima infanzia. Finalmente riesco a distrarmi e ad abbozzare mentalmente tra me e me un capitolo decisivo della mia epopea bellica, quello sull'insonnia come arma fondamentale dell'armata dei vecchi. Meno energie, meno muscoli, meno adrenalina da mettere in campo, ma una soverchiante disponibilità di tempo. Mentre i giovani dormono e non possono farne a meno, i vecchi programmano marce antelucane, a passo lento ma inesorabile, tartarughe che fottono le lepri. Così, quando tocca finalmente a me, sono distratto. Sto scrivendo mentalmente almeno l'incipit del capitolo dell'insonnia come arma finale dei vecchi e la professoressa deve ripetere 2 o 3 volte «si accomodi», mentre la madre pazza, oddio pazza, diciamo mediamente rappresentativa della pazzia dei suoi e dei nostri tempi, compresa la mia, si è dissolta come un peto al vento. La prof mi guarda e non capisce se sono lì per caso o se ero in coda. La seconda madre alle mie spalle mi sfiora un braccio. Guardi che tocca a lei. Mi scuoto, sorrido. Mi piacerebbe dire, sono il padre di Giorgio Amendola e sono venuto a dirlo che deve bocciarli tutti. Specialmente il protozoo che non riesce a concentrarsi e la cua madre ci ha appena propinato la sua gnagnera vile. Invece dico, sono il padre di Tizio, buongiorno. E come tutti, mi imbarco in una vaga chiacchierata a proposito di una persona, mio figlio, che entrambi conosciamo poco e male, e il cui destino sfugge giorno dopo giorno dalle nostre mani, ovviamente, perché così è la vita. Ragazzi, per oggi è tutto, e ci vediamo alla prossima lettura, qui su Ti leggo un libro, e vediamo come procede Gli sdraiati di Michele Serra.